pomeriggio, ormai, il Buona Domenica di Palma a tutti quanti voi. È da tanto che non facciamo nessun tipo di video del mio piccolo giardino. Siccome ho avuto un po' di regalo, vorrei condividere con voi cosa sto facendo e cosa farò nel futuro. Ma prima di vedere, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, condividete, lasciate sempre un like. Mettete, toccate le didoline nel campanello così avete sempre la notifica quando mettiamo video. Allora, vedete, sono pronta con il mio bello guanto. Vi faccio vedere il regalo che ho avuto nel mio compleanno, che ormai è passato quasi 2 settimane. Questa è sta un po' moscetta, però non importa, adesso ci pensiamo anche a lei. E ieri ho avuto del mio amore, guardate. Guardate che così, aspettate, vengo lì vicino. Ha detto mio amore, fai vedere da vicino. Guardate, guardate che spettacolo. Però, siccome ho avuto un altro regalo tanto bello, ho deciso che loro non rimaneranno qua. Vi faccio vedere. Allora, questo è stato Mary Francesco, che sono degli amici nostri, meraviglioso. Questo è tutto lei che lo fa. Faccio vedere così, non è pesante, è tutto fatto di legno, è un po' sporchino, però dopo le do una pulitina. Adesso metterò qua la terra e metteremo quelle piantine qua, e dopo comprerò altra piantina più in là per mettere in quest'altra. Adesso inizio, metterò la terra. Allora, questo è praticamente un tessuto, come si dice, un'encerata, Sì. È che aiuta la terra fatta apposta per questo genere di lavoro. sempre questo tipo di vasetto. Io metterò per adesso solo la metà della terra, solo dopo, quando metterò le piantine, metterò Il resto. il resto. Non mi Adesso vedete, ma io ci sono, eh. Faccio il sì. regista oggi. Oggi fai il registrare. Gente, io sto con questo guanto perché ho le mani tutte rovinate, però vi dico la verità, non mi piace, non mi sento a mio agio con il guanto. Non riesco a lavorare bene. Però è praticamente così, è praticamente la metà. Le tolgo perché se adesso prenderò le piantine. Guardate, c'erano le mani che non potete vedere, ma è tutta rovinata. Allora, io ho pensato a fare così. Allora, ho pensato, questa qua li metterò direttamente con il suo nonno. Meglio che Se lo spezzettiamo così Sì, le meglio. radici vanno libere. Dicono che si deve sempre dare un po' di sfogo alla radice prima di ripiantare. Siccome sono più di una piantina, no, però non è stato. Allora, vorrei metterla qua così. Che dici tu, Ale? Sì, una lì, una al centro e una giù in fondo. Vero? Allora, Io metterei le piccoline ai lati e la gialla al centro. la stessa cosa farò con questa. Se sentite dei cani che abbaiano, purtroppo oggi va così. Normale, oggi c'è sole, come potete vedere. Se stiamo nell'ombra fa freddo, ma qua fuori c'è il sole. E è un piacere stare fuori. Anche se stavo in zona rossa, in quarantena, Se in non possiamo queste uscire da casa cose. e ci diamo da fare con le cose per la casa. Vedete, questo metterò qua, lasciando spazio, perché questo sicuramente crescerà, avrà un po' di spazio da una parte e dall'altra. Adesso faccio la stessa cosa con questa. Questo è stato un regalo mio, scusate, io ne capisco zero di piante e di Allora, fiori. quando mi hanno regalato questo, ho fatto vedere una mia carissima amica Yolanda e ci siamo messi a ridere, perché questa è pianta dei morti.
pianta che si mette quando vai a trovare i morti. Quando ho visto lei arrivare a casa nel mio compleanno, il giorno del mio compleanno, con la fiore del morto, è ovvio che ho ringraziato lo stesso. E che io l'ho visti gialli, mi piacevano, e non so, non li conosco. Però, ragazzi, il giorno del mio compleanno mi regalano i fiori dei morti. Però, ha detto comunque, ti ringrazio, amore, perché lui non è pratico con queste cose e noi perdoniamo. Adesso. Ringrazio anche Yolanda per l'appoggio morale che non ha messo il carico da 11 sull'errore. No, Yolanda ha detto, amica, tanto importante i pensieri. Poi lui, poverino, che non capendo di fiore, ti ha regalato questa, infatti l'ha perdonato subito anche l'amica mia. Allora, ho finito di mettere la terra, le mie unghie sono diventate nere, ma che se ne frega. Abbiamo sistemato per benino. Adesso gli diamo una annaffiatina con l'acqua fresca. Qua siamo professionali, Sakura, annaffiatoio ci avevo. Me l'ho comprato, io volevo più piccolo, ma quando siamo andati a comprare questo era più piccolo. Siccome questa terra non era secca, secondo me può bastare. Allora, questa qua è quasi morta, non la tolgo per adesso, li lascio. Quando lei sarà ancora più moscia, li tolgo. Ho visto che qua si sta facendo già l'altro fiorellino, però c'è un paio di foglie qua che si sta seccando. Questa sì, la togliamo. Allora, devo solo decidere dove mettere. Avevamo pensato di mettere un limo e metterlo qua. Allora, cerco di vedere se ce la faccio a prenderlo da sola. Vedere bene bene. Adesso voglio mettere un punto e dopo ditemi voi se va bene anche per voi. Allora, che ne pensate? Ho pensato di mettere un qua, siccome sono due piccolo e uno grande, possiamo mettere uno qua, è piccolo, un altro qua e l'altro grande, poi vediamo dove mettere, siccome sono tre. Allora, siccome potete vedere quest'altro è veramente, guardate, è veramente grandi, bellissimo, comunque dopo le do una pulita a tutti quanti, e poi vedo che altra piantina mettere qua. Anche queste piante ho avuto in regalo della mia amica, io ho messo qua in questo vaso, potevo tenere su lì, era più bello, però sicuramente qua arriverà qualche altra piantina, e più in là vi faccio vedere anche altre piante che ho avuto. Però mi sono ricordato che c'era anche la mia rosa di Natale. A Natale mi hanno regalato una rosina, ancora viva. Guardate che bello, si vede che sono in primavera. Guardate quanto bello fiorellino. E piano pianino e sto a sistemare qua il giardino. Qua dall'altra parte devo ancora sistemare, togliere un sacco di erba, di erbaccia. E comunque mano a mano che sistemo, come sempre vi faccio vedere. E niente, questo è stato il piccolo video di oggi. Ah, vi faccio vedere anche un'altra cosa che ho avuto in regalo. Li ho protetto per il freddo, però credo che già posso lasciarlo libero della protezione. Ho avuto questa pianta meravigliosa di limone. Guardate quanto è bello. Guardate, è questo limone qua. È quel limone tipo limone siciliano. È un limone meraviglioso. Comunque già uscito le primi fiori, però qualcuno sono caduti e adesso stanno uscendo gli altri. Comunque se uscirà nel limoncino, facciamo un limoncello, che ne pensate? E niente, guardate io e le mie creaturine, bene da mamma. E niente, comunque iscrivetevi al canale, condividete, mettete un like che ci aiuta veramente tantissimo. E come
commentate, commentate, ok? Buona giornata, tutto, te al prossimo, ciao gente, ciao ciao.